tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ritorno dopo un paio di settimane di ferie, almeno la prima parte delle ferie, e registro immediatamente questo nuovo video. Allora, prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, di cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video. Sono presente su Instagram e l'indirizzo mail che vedete giù in descrizione. Se volete supportarmi lo potete fare gratuitamente tramite il mio referral link di Amazon che trovate giù in descrizione. Cliccando potrete fare i vostri acquisti supportando il canale senza spendere un solo centesimo in più. Se volete passare a Homobile o Venimobile, in descrizione troverete il link che vi dà la possibilità per entrambi gli operatori di avere riconosciuto 5 euro all'attivazione della vostra SIM gratuitamente, ovviamente. Bene, allora, cosa è successo in questo periodo? Come sapete dallo scorso video, aspettavo la SIM PosteMobile che non mi è mai arrivata. Avevo ancora qualche flebile speranza che mi arrivasse durante il periodo delle vacanze, ma purtroppo non è arrivato assolutamente nulla. Quindi siamo a un mese dall'ordine e non è arrivato nulla. Come sapete, quei call center, l'esperienza precedente, se non avete visto il video vi invito a farlo, dove vi racconto praticamente cosa mi è successo col call center di PosteMobile. Quindi chi non ha visto il video lo invito ad andarlo a vedere, dove è veramente successo di tutto e di più. Allora, cosa è successo in questo periodo? Sono usciti i dati dell'Agicom per quanto riguarda anche gli operatori mobili. Bene, TIM, Vodafone e Wind 3 continuano a perdere clienti, mentre gli operatori virtuali aumentano. Iliad è arrivata a più di 7,2 milioni di clienti, continua ad aumentare, e la cosa che è più rilevante è quella che ha un dato sulle portabilità in entrata molto alto. Però attenzione, è alto, ma è anche alto quello in uscita. Quindi molta gente non risulta soddisfatta dell'operatore. Fino a che ovviamente i dati in portabilità saranno maggiori in entrata, comunque l'operatore continuerà a crescere, però c'è da tenere conto di questi tanti clienti che vanno via dall'operatore francese. Il perché possono essere tante le motivazioni, è sempre un indice che rimane altissimo da tanto tempo. Per fortuna ancora prendono clienti in quella che è un'emorragia dei tre operatori fisici principali. Abbiamo dei dati anche per quanto riguarda Venimobile, che è l'operatore di Wind 3, non sono dati precisi, ma si sa che sta avendo un boom anche lei grazie alle offerte, in particolar modo quelle dei 100 giga e del raddoppio dei giga per il periodo estivo. Sta avendo decisamente un boom, quindi se volete anche approfittare per passare a Verimobile o Mobile, il link in descrizione. Poi di altre novità praticamente non ce n'è. La struttura di Vodafone continua a essere implementata, il 5G di Vodafone continua a essere implementato in tantissime altre città, TIM è ancora ferma praticamente sul 5G esattamente alle città iniziali, quelle del lancio, nonostante in molte località, in molte città vi siano gli impianti 5G montati, non sono attivi completamente. Wind 3 continua a insistere col DSS, l'N78 è presente del 5G solo Nord Italia, Nord e Centro Italia, pochissime le antenne N78 in confronto al numero degli impianti, invece sul centro-sud Italia. Novità al momento non ce n'è, siamo in pieno periodo estivo, quindi è un momento di ferma. Tutto quello di cui dovevamo parlare, ne abbiamo parlato abbondantemente nei video precedenti, vi terrò aggiornati ogni qualvolta vi sia qualche altra novità. Io vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio e un saluto da Giuseppe.